un anno tremendo per l'economia thailandese, la stessa economia chiamata la tigre asiatica, perché dall'85 al 96 ci fu un incredibile boom economico. Ti basti pensare che proprio in quegli anni in cui la Muay Thai viene chiamata Golden Era, perché c'erano i soldi per pagare i combattenti e di conseguenza per fare grande la Muay Thai. Ecco, nel 97 succede che la Thailandia viene travolta da una tremenda crisi finanziaria, la cosiddetta Tam Yam Kung, un tipico piatto thailandese, una zuppa in particolar modo fatta di gamberi molto piccante. Ecco, il gioco di parole che è stato usato è quello di abbinare, di paragonare il calore che viene emanato da questa zuppa mangiandola per via della piccantezza al tremendo clima di tensione e stress che c'era in quel periodo. Le banche thai fondamentalmente avevano i tassi di interesse molto alti, la gente non poteva richiedere i mutui, di conseguenza si rivolge a istituti finanziari esteri. I debitori sono insolventi, gli istituti finanziari chiudono, il baht crolla, il mercato immobiliare crolla totalmente, la gente perde il lavoro, migliaia di persone perdono il lavoro e dalle città si devono ritrasferire nelle campagne. Tra questi vi è una famiglia, mamma giapponese, papà thailandese. Il figlio è il protagonista della nostra storia, Chatri, da tutti conosciuto come Yot Chatri Sitio Tom, il patron di One Championship. Il papà, imprenditore nel settore immobiliare, non riesce più ad andare avanti, quindi abbandona la famiglia. Rimangono la mamma e il piccolo Chatri, che proprio in quel periodo doveva andare in America, ad Harvard, alla Business School di Harvard. Tuttavia non aveva abbastanza soldi per farlo. La mamma lo sprona a farlo lo stesso. Lui ci va, ma in quel periodo vive in tremende ristrettezze economiche. $4 al giorno. 5 euro, dai. Due. Ogni volta che pensavo fosse dura, c'era sempre un punto più basso, dei giorni più difficili. E infatti è proprio così che Yot Chatri vive in quel periodo. Riesce a campare perché c'è un ristorante thailandese vicino all'università che fa un buffet per soli 3 euro. Lui vive mangiando un singolo pasto al giorno. Tuttavia il nostro Yot Chatri non è un uomo che si arrendeva facilmente, non è un uomo che si arrende facilmente. Riesce a laurearsi e dà vita insieme a un compagno di scuola ad una startup di software. Ovviamente gli inizi non sono rosei come tutte le cose che partono, c'è un periodo d'assestamento e lui in quel periodo dorme insieme alla mamma negli uffici della startup. Ora tu mi dirai, Claudio, ma cosa c'entra tutto questo con la Muay Thai e con il combattimento? E come Yot Chatri si è avvicinato a questo mondo? Una cosa per volta, amico. Siamo arrivati al punto in cui Chatri vende la sua startup per 40 milioni di dollari. Ecco, lì si trasferisce a lavorare a Wall Street per dei fondi di investimento e lì fa veramente, veramente tanti soldi. Oh! Il conto! E fai te, no? Sei o non sei più ricco di tutti? Ma dai, che problema c'è? Caccia la lira! E sti cazzi? Tuttavia, non si sente felice, si sente vuoto dentro, si sente depresso. Quindi, avendone le possibilità, decide di mollare Wall Street e dedicarsi alla sua passione. Un ragazzino di 13 anni è con il papà, lo stesso papà che anni dopo lo abbandonerà. I due stanno guardando i combattimenti e il piccolo viene totalmente affascinato dall'ambiente, dall'atmosfera, dallo stadio, dalla potenza dei combattenti e dalla loro aggressività. Il giorno seguente il papà iscriverà il ragazzino in una palestra, e non in una palestra qualsiasi, nella leggendaria Sitio Tong Gym di Pattaya. Leggendaria perché è creata da quello che è definito come il più grande maestro di Muay Thai di tutti i tempi, sicuramente dell'era moderna, Yot Tong Senang. Sotto la sua effigia la Sitio Tong sfora ben 57 campioni mondiali di Muay Thai. Per ovvi motivi non sto a elencarteli tutti, non avrebbe alcun senso. Te ne dico uno che devi tenere presente per farti capire qual era la portata di questo personaggio: Samarth Payakarun, quello che ad oggi è definito come il più grande fighter di Muay Thai di tutti i tempi.
è proprio il nostro maestro Yot Tong che dà il nome di battaglia al piccolo Chatri, Yot Chatri Sid Yot Tong. Sotto questo nome il nostro protagonista fa ben 30 combattimenti. Ovviamente non è un campione, non ha modo di diventare un campione, anche perché poi a un certo punto deve prendere e andare in America a studiare. Tuttavia, tra tutti i trainer del campo ce n'è uno a cui si affeziona in particolare, trainer P2, che dal primo giorno prese il piccolo Chatri sotto la sua ala e lo seguì. Ecco, tenete bene a mente il nome di P2 perché verrà ancora fuori in questa storia. Ah, quanto mi mancava sfondarti i timpani. Ora ritorniamo a noi, al momento in cui Chatri torna dal Wall Street e vuole dedicarsi alla sua passione. Chatri va a Singapore. Perché Singapore? Perché Singapore è un ottimo porto per un imprenditore con dei soldi che vuole fare carriera, che vuole fare attività. Lì a Singapore Chatri ha un progetto in mente: creare un campo d'elite, un campo di sport da combattimento gestito da campioni mondiali, da ex campioni mondiali. E chi è il primo che chiama a corte il nostro Yot Chatri? Chiama il vecchio trainer P2, lo stesso trainer che lo prese sotto la sua ala. Oltre a P2, chiama tantissimi altri campioni, campioni come Namsak Noi, Yo De Sha, che anche lui era un campione della Sid Yot Tong, e tanti tanti altri, ma non solo, anche di MMA, box e jiu-jitsu. E così prese vita l'Evolve MMA. È vero, il campione di Muay Thai a fine attività che finisce in rovina o finisce sull'alcol è un po' uno stereotipo. Tuttavia, statisticamente, è leggermente vera questa cosa. Ecco, il nostro Yot Chatri, dando lavoro a tanti campioni a fine attività, aiuta sia loro che le loro famiglie. Ci sono storie che potrei raccontarti su molti di questi campioni, ma ce n'è una in particolar modo che mi ha affascinato, quella di Sin Tien Noi Por Te La Cu. Ma chi è Sin Tien Noi? È un ex campione del Lumpini che nel 2015 si infortuna, si rompe le costole. Lì decide di ritirarsi dalla scena. Torna al suo paese d'origine, Korat, nel nord-est della Thailandia. Lì lavora come allevatore di capre e vende il latte dei suoi animali. Riceve un'offerta da Yot Chatri, l'accetta e va a lavorare a Singapore. Nel 2016 i medici gli diagnosticano un tumore che va dalla cavità nasale ai linfonodi del collo. C'è un problema però, la sanità non è gratuita e costa molto, e farsi esportare un tumore del genere ha dei costi veramente veramente importanti che il nostro Sin Tien Noi non può permettersi. Ecco, Yot Chatri gli paga totalmente le cure e lo rimette in sesto da 0 a 100 fino a dargli la possibilità di ritornare sul ring a One Championship. Ed è proprio di One Championship che ti voglio parlare adesso. Ok, ok, bella la storia del ritirarsi e dedicarsi alla propria vocazione, specie se nel portafoglio hai un bel gruzzoletto di qualche milione di dollaro. Il fatto è che Chatri non è uno sprovveduto e si accorge di una cosa: che in tutto il mondo ci sono organizzazioni sportive miliardarie, NFA, NBA, Formula 1 e tante altre, tutte aziende che vanno dai 2 ai 30 miliardi di dollari. Ecco, in Asia non ce n'è neanche una. E lui dice: cavoli, cosa c'è di più asiatico delle arti marziali? Perché non trasformarlo in una grossa promotion, nella più grossa promotion del mondo di arti marziali, che unisca sport come le MMA, la K1 e la Muay Thai? Apre One Championship. E One Championship non è un'azienda campata in aria per caso, ci sono tante altre aziende che la sostengono. Ora, a distanza di 12 anni dalla fondazione, One Championship è tra le 10 aziende di media sportive più importanti al mondo. E ora, per concludere questo video, voglio leggerti una frase presa dallo stesso sito di Yot Chatri. Dal primo giorno, la sacra missione di One è stata quella di scatenare supereroi della vita reale, che levano il mondo a sognare di più.
fare di più ed essere di più nella vita. Attraverso il potere dei media e la magia della narrazione, One scatena modelli, celebra valori, accende sogni, ispira nazioni e cambia il mondo. Io non so se questa frase è puramente idealista o ha dei fondamenti nella realtà. Quello che so è che One crea sicuramente un grande spettacolo che tiene ogni volta milioni di persone attaccate allo schermo e merita di essere visto. Io ti saluto e ci vediamo nel prossimo video. Amici, ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati alla fine di questa mezza maratona sul Patreon di One Championship, Yocciatri. Niente, spero che questo video ti sia piaciuto, adesso con questa conclusione ti dico giusto due cosine e poi ti lascio andare. Cosa numero uno, mi piacerebbe da adesso in avanti, per avere più tempo e dedicarmi all'editing di nuovi video, fare un video a settimana, un video ogni due settimane dove faccio una direttina su YouTube dove andiamo a trattare alcuni punti e rispondo a alcune vostre domande sul mondo della Muay Thai. Quindi iniziate a metabolizzare qualche domanda e fatemela nei commenti qua sotto. Così questa settimana quando farò la diretta, poi deciderò un giorno e un'ora specifica quando farla, ad esempio adesso ho finito questo video, provo a farne una proprio di prova, di lancio. E niente, fatemi le domande qua sotto e basta. Ultima cosa, ricordatevi di iscrivervi a questo canale se ancora non l'avete fatto e attivare la campanella. E cosa ancora più importante, veramente, qui mi dovete dare una mano perché io ci metto la mia buona volontà, ma poi se non ci siete voi che mi aiutate, questi video sono inutili. Lo dovete condividere più che potete su tutte le vostre piattaforme. Per me è importantissimo, cioè a te non costa niente, ma per me è veramente un grande aiuto. Basta, io ti saluto e ci vediamo al prossimo video. Ricordati di farmi qualche domanda qua sotto nei commenti. Ciao e alla prossima!